Buonasera a tutti, questa sera siamo a Collegno, vicino a Torino, e grazie al mio amico sindaco che ci ospita, oggi abbiamo fatto una cosa con gli amministratori locali. Grazie a Marco e Manuela che ci ospitano e grazie a Clara che ha organizzato questa serata con tanti giovani, molto tosti, già insomma frizzanti come piace a me, e quindi anche oggi proveremo a ragionare un po' sui problemi della società nella quale viviamo, sui problemi della politica, sul distacco che i ragazzi in generale, le persone hanno sulla politica, sui vari temi, mondo sanitario, mondo universitario, scolastico, c'è chi organizza eventi, c'è chi lavora in aziende che si occupano di ambienti, di depurazione, c'è chi studia, e quindi diciamo una tavolata veramente ricca, variegata di esperienza. Io lascerei subito la parola a Clara per presentare uno per uno. Guardate cosa hanno messo sul tavolo, insomma, potete immaginare stasera, insomma, ci strafoghiamo con i formaggi sicuro, questa sera. Vai Clara, Vabbè, non ci sono grazie. solo i formaggi, insomma, c'è cucina tipica piemontese. Buonasera a tutti. Grazie Matteo per essere qua con noi a Collegno, una città interlantolinese, diciamo così. Grazie a voi ragazzi per esserci e grazie ai nostri ospiti. Vicino a me c'è Valeria. Valeria ha 23 anni, collegnese, insomma, attiva sul territorio, fa un sacco di cose in città, ex civilista, insomma, ha accettato di chiacchierare un po' con noi. Clara è l'insegnante, Ah, eh? Clara è l'insegnante, fa anche l'assessore nel comune di Collegno. sì, faccio l'insegnante, vero, in un liceo, sì. Invece c'è Manuela che fa la psicologa, giusto? Per una cooperativa, anche privatamente, insomma. Poi c'è Marco. Marco è un infermiere, caposala in una grande struttura ospedaliera della città di Torino, impegnato, attivo anche lui sul territorio, esperienze anche lui collegnese. Matteo è un giovane studente, fa cose in città anche lui, vede gente, fa cose, no, non lo sa. Insomma, diciamo che ha avviato i suoi passi in modo abbastanza significativo nel mondo dell'associazionismo. Vicino a lui c'è Lorenzo, anche lui studente di giurisprudenza, lavora qua a Collegno, si occupa di esperienze sul territorio, di iniziative che hanno a che fare con il mondo giovanile e non solo. Beh, il nostro sindaco Francesco Casciano, fai il sindaco. Cioè, non è che io, il sindaco, cioè, Il sindaco di una grande il città. sindaco, allora, Ma se è attenzione, il sindaco in bicicletta, fa il sindaco di una grande città, è il sindaco della Lici ed è il suo secondo mandato, quindi insomma, e Gabriele dirà una cosa, Gabriele è seduto vicino al sindaco, Gabriele lavora, però è uno spirito intellettuale, che, sì, è così, Gabriele è un intellettuale che si è venduto il mondo del lavoro, ma insomma, sì. cosa dici? P poi arriviamo anche dall'altro Gabriele, perché è Era facile così non Cicalo, ci che hai un confondiamo debole, i nomi. di chi hai un debole che era il tuo alunno preferito, Uno dillo. dei tanti miei alunni preferiti, sì. Sono Però, il mio allora, l'altra professore. sera, in occasione della cena con gli studenti, lui dice una cosa che mi ha colpito circa la sua città. Quella su Collegno, no? Sì. Che io tra tutti quelli che conosco, che frequento normalmente, sono l'unico che non si è mai lamentato della propria città. Infatti sì, che abbiamo voluto di piangere, sempre siamo così. La premessa è andata. poi No, so, ho detto dillo vicino al sindaco, no, è perché... vero, non è stato pagato, né niente. No, sono gente che vive in... Io penso di non avere amici a Collegno, amici tutti di Rivoli, Alpignano, Caselle. Si lamentano tutti per una gestione che fa paura, invece... veramente paura. E poi c'è Gabriele, scusate, è uguale, così nessuno si confonde. Gabriele Scout, possiamo dirlo, sì, possiamo dire che insomma, è uno dei insomma, progetti anche qui di attenzione sulle fasce di ragazzi più giovani, piazza ragazzabile, insomma, poi esperienze legate al mondo dell'ISS, insomma, resistenza, tutte queste cose qua. Quindi abbiamo un tavolo ricco, Matteo, ricco di ragazzi che sono curiosi e forse c'è un po' l'idea anche di capire questo mondo della politica, come mai, no? Cioè, come è distante, Iniziamo da qui allora, è così. iniziamo da qui. Allora, siccome siamo in una fase complicatissima, ovviamente, batosta elettorale, nuovo governo, difficoltà
difficoltà nell'organizzarci. Come ci vedete? Prima parte sono un po' che mi davano delle di voi. Cioè, come ci vedete? In maniera molto. Cioè, la politica per voi è ancora utile? Ci vedete come una cosa utile, come un partito utile rispetto alla vita che fate, il vostro futuro? O diciamo non c'è più speranza? Cioè, questo distacco si può come dire, colmare? C'è ancora bisogno di una buona. Poi molti di loro fanno in verità una buona politica perché sono impegnati nell'associazionismo, fuori dai partiti, ma nell'associazionismo, quindi in verità fanno molto più politica magari di tanti altri politicanti. Però ecco, proviamo a iniziare così, poi dopo vorrei parlare anche delle questioni sanitarie, cosa è successo col Covid, anche dal punto di vista psicologico delle persone, ci chiamano. Anche la scuola. La scuola, l'università, se non piacerebbe chiedere un po' di cose. Però la prima cosa, cioè così spontaneo, chi di voi, quindi, cosa pensate, non solo di me, ovviamente, dovete parlare bene, voi parlate bene adesso, non sto scherzando, potete parlare male e dire tutto quello che volete, sono anche arrivato. Cioè, come vedete il PD, come vedete il centro-sinistra, cioè, può risuscitare una speranza? No, perché è così lontano? Perché non lo avete votato o nonostante tutto l'avete votato? Insomma, io partirei da questo, in modo tale che cominciamo prima a fare una chiacchierata molto libera. Chi inizia? Secondo me è una prima distinzione, cioè per quanto mi riguarda, per come percepisco la politica in generale, a prescindere dal partito, e la differenza che c'è tra il locale e il nazionale. Il locale ovviamente essendo più ramificato, più vicino al popolo, è più facile che si abbia un buon rapporto, un rapporto positivo. Io ho l'esempio proprio qua a fianco, ci sono al tavolo con il sindaco e un assessore che ho a che fare costantemente. Il nazionale lo percepisco molto lontano, ovviamente, da una parte dico come giusto che sia, ma non sento che sia ben orientato, almeno in questo momento qua, o perlomeno come era prima, soprattutto per quanto riguarda la sinistra italiana. È un problema di identità, di linguaggio? Secondo me è un problema sia di identità che di linguaggio, cioè non riesce ad arrivare in un modo diretto alle persone, cioè è un come se ci sia un po' una nube di fronte agli obiettivi che ci sono, a cosa si vuole arrivare, cioè non all'immediato, ma qual è il progetto per l'Italia nel futuro. Questo è un po' che sento che manchi. Sul locale, in questo momento, pensa che il governo nazionale, come sapete, è di destra, ha vinto la Meloni in maniera molto netta. Il 70% dei comuni italiani hanno sindaci di aree, diciamo, invece più progressiste e riformiste. Io non credo che abbiamo vinto perché copriamo le buche meglio degli altri. Perché le buche ci sono anche qua. Non è questo. Forse a livello locale, con un approccio più popolare, siamo riusciti a mantenere dei rapporti con il popolo, insomma, giovani, meno giovani, più grandi, che a livello nazionale non siamo riusciti a tenere. Io credo che conti molto anche il fatto che siamo stati 10 anni al governo senza aver mai vinto le elezioni. L'altro giorno una ragazza in una cena mi ha detto: ma non avevamo una bandiera, non avevate una bandiera, siete andate alle elezioni, tutti avevano una bandiera e voi non ce l'avevate, no? E quindi avete parlato male solo degli altri. Avete fatto una campagna elettorale parlando male solo degli altri. Quindi probabilmente è anche questo. Però sì, c'è un grande distacco. Adesso il tema è se è solo una questione di linguaggio oppure una questione identitaria. Cioè del capire chi devi rappresentare. Chi devi rappresentare in questa fase storica? Perché non ti guardano più come un elemento di riscatto? Ad esempio nel lavoro che fai, secondo ecco, te... Io sparo zero tutto sulla Croce Rossa. Secondo me è mondo finito. Perché... almeno uno arriva che finisce le superiori e studia cioè l'operaio che vota sinistra, c'è l'imprenditore che vota destra. E all'interno di fabbriche, ma non per forza posti come Fiat, queste grandi cose qua, sia per la totale assenza del sindacato, il sindacato ormai non esiste praticamente più, ma è un totale paradosso che l'operaio di linea vada a votare Meloni, vada a votare destra,
che non fa minimamente i suoi interessi. Quindi il discorso è lui cavalca un malcontento perché quel mondo lì va a parlare alla pancia e lui gli fa comodo perché sposta il problema reale su un'altra parte che è più facile attaccare, o... Beh, dov'è l'identità? Sicuramente non si sente rappresentato, no? Cioè, intanto c'è... perché è facile dare la colpa alle letture, no? È la cosa, sì, più facile che noi possiamo fare. Cioè, perché quell'operaio dà il voto a chi poi in verità non lo rappresenta come lo dovrebbe rappresentare, no? Cioè, in teoria dovrebbe essere maggiormente rappresentato dalla sinistra. Però è una domanda sbagliata. La domanda che ci dobbiamo fare è: perché quell'operaio non si sente rappresentato dal centro-sinistra? O non si sente più? Cioè, qui era una zona operaia dove gran parte degli operai votavano a sinistra, no? Venivano a lavorare alla Fiat o negli altri comparti. Perché non è, cioè, è il contrario. Forse perché non abbiamo più, come dire, non dico nei fatti, ma rappresentato quel mondo lì. Cioè, un partito deve, secondo me, rappresentare innanzitutto, deve dire chi vuole rappresentare. Io sto dicendo in questi giorni che noi dobbiamo rappresentare chi soffre il lavoro, chi rischia per creare il lavoro e chi vuole salvare il pianeta. Perché se una parte, partito significa parte, cioè quando noi ci candidiamo a fare sindaci dobbiamo rappresentare tutti, ma tu poi dopo sei seduto da una parte, e noi probabilmente ci siamo, abbiamo offuscato la nostra identità. Cioè, cosa vi ricordate voi di questa campagna elettorale? Abbiamo detto delle cose che mi sono rimaste in testa, cosa ti è rimasto dalla campagna elettorale ultima? Niente. Quindi il problema non è di quell'operaio che vota a destra, il problema è nostro, non gli abbiamo detto niente, secondo me, no? Dateci dei buoni consigli. Allora come si arrivati a questo punto qua? Cioè, non è una cosa che si passa dall'oggi al domani, no. Vuol dire che è una sfida che è andata continuando a perdersi. Perché si sta per la partita persa, secondo te? Perché trovo assurdo che un mondo come, vabbè, adesso parliamo di anni 30, anni 20, come lo era il socialismo, cioè io ero sicuro che quella parte lì politica potesse godere di un gran voto su quel mondo lì, mondo operaio. E adesso, se quel mondo lì di sinistra non ha più una fetta di popolazione come quella lì, che rimane estremamente grossa rispetto a quella imprenditoriale, che non va a votare più. Però è anche vero che io cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno, cioè di trovare un punto a quale aggrapparmi. È anche vero che negli ultimi anni è cambiato molto velocemente, no? Cioè, la gente ha provato 5 Stelle, hanno provato Renzi, hanno provato la Lega, adesso hanno provato la Meloni, stanno a casa, vanno a votare, non vanno a votare. Quindi è molto fluida la cosa. Quindi, diciamo, nulla è acquisito per sempre, ma nulla è anche perduto per sempre. Cioè, se cambi, cioè, può ritornare a votare anche quello che diciamo prima. O pensi che ormai sia andata? Che dite voi? Sei pessimista? Tanto. Ti faccio vedere un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, mezzo pieno. Tu hai bicchieri vuoti. Poi cominciamo a mangiare. Sì. Gabriele, cosa ti hai visto? Vai, Gabriele. No, che sicuramente, secondo me, è vero, si è provato, cioè si va un po' anche a tentativi, perché magari tu prima hai detto lei voglia rappresentare chi vuole salvare il mondo, chi vuole che ha a cuore magari più il sociale, però magari io mi immedesimo in un ragazzo magari appena uscito dal liceo, che magari è andato a tutte le manifestazioni di Fridays for Future, e non ha, secondo me, bene in mente che il PD vuole rappresentare loro, oppure appunto si va molto a tentoni, oppure semplicemente vota chi magari da cui si sente più rappresentato. Cioè, io ho notato che per esempio io ho notato in queste ultime elezioni che noi giovani, vabbè, molti giovani hanno votato che è il governo di adesso, quindi la Meloni, ma la stragrande ha votato i piccoli partiti, perché appunto noi forse adesso, giovani di adesso, abbiamo più a cuore certe tematiche che purtroppo i piccoli partiti ci rappresentano un po' di più. Quindi, vedendo un governo che negli ultimi anni non ce la fa, abbiamo provato, almeno c'è che ha provato a dare voce appunto ai partiti un po' più piccoli, perché le grandi come centrodestra e centrosinistra non ce l'hanno fatta finora.
Forse perché hanno concentrato il messaggio, diciamo. Cioè tu ad esempio sull'ambiente noi non siamo stati, cioè non siamo sempre stati percepiti come un partito dell'ambiente. Ma anche se molto probabilmente il PD è un partito che si preoccupa sicuramente dell'ambiente, non è arrivato il messaggio, secondo me. Messaggio abbiamo dato? Cioè, che cosa abbiamo rappresentato, secondo voi? Secondo me manca proprio un... Lui prima non ha detto niente. No? No, ma secondo me... Scusami. Cioè, che immagine abbiamo dato? Secondo me il problema non è l'ambiente, proprio. Perché, allora, normalmente ci sono delle... sull'inquinamento e tutto, l'Europa ha degli standard in cui aziende... Adesso entra la dinamica. No, ha fatto un buon ci sono delle normative a cui l'azienda deve sottostare sull'inquinamento e tutto, ma in confronto a quello che non accade in Europa, che accade in paesi del terzo mondo, in queste prerogative non ce l'hanno. Cioè l'ambiente è proprio forse l'ultimo dei problemi. Ma perché in questi paesi la loro ricchezza si basa sull'inquinamento, quindi se no non sarebbero... Appunto, però che senso ha? Cioè... L'ambiente secondo me è una cosa che non potrà cambiare. Quello... E invece dove parliamo? Sì, non fare il pessimista del gruppo. No, assolutamente. Qualcosa di positivo. No, assolutamente. Però dico che adesso molti partiti tendono a dedicarsi tanto all'ambiente, però ci sono cose che vengono prima, secondo me. Prova a dirlo. Prova a dirlo. Anche l'ambiente, anche perché come movimento Fridays for Future è uno dei momenti più grandi in Italia. Anche per convincere. Oltre che un problema urgente, sicuramente anche... Solo che poi, oltre a quella roba lì, e oltre al problema ambiente, chi partecipa a Fridays for Future, io ne conosco tanti, come ne conosciamo tutti tanti, ci sono anche altri problemi. Quindi, ok, tu vieni verso di me con l'ambiente, però perché è il problema immigrazione, il problema Europa, il problema lavoro, il problema scuola, il problema che l'università dovrebbe essere pubblica, ma costa quanto vendere un treno e poi... altri due, quindi ci sono altri problemi che per noi non sono stati accolti. Cioè, infatti questa cosa che dice Matteo, bellissimo nome, c'è ovviamente, anche se Matteo si è antropi, quindi è un nome sputtanato, quindi dobbiamo trovare un nomignolo. Ci sono alcuni qua, alcuni qua. Dobbiamo trovare un nomignolo. Però per me questa cosa, l'ultima cosa che ha detto è un'altra cosa molto importante. Cioè io mi ricordo andavo all'università, studiavo, lavoravo e mi incazzavo con me stesso perché vedevo molti miei coetanei che avevano una famiglia che li poteva pagare gli studi e che andavano nell'università migliore, li pagavano la sedia. Questo è un tema antico. Come fai a dare pari opportunità ai ragazzi se non li aiuti in un momento in cui lo studio universitario è diventato, diciamo, sempre più importante ad entrare in quel mondo lì? Perché è vero che oggi un giovane che vuole fare l'università può fare qualsiasi tipo di università se non ha una famiglia alle spalle. Sì, fa le borse di studio, ma questo è un tema enorme. Cioè, dal punto di vista del riscatto sociale, dell'ascensore sociale, questo passaggio qui è fondamentale. Altro che il merito nella scuola, che è una stupidaggine grafica, no? Nella scuola dell'obbligo. Ma tu devi dare l'opportunità di entrare a coloro che rischiano di non potercela fare. Ad esempio, su questo tema, secondo me, noi siamo stati percepiti zero. Forse abbiamo fatto qualcosa, ma siamo stati percepiti zero. Matteo da solo potrebbe confermare. Cioè, le grandi battaglie della sinistra sono per la nostra mobilità sociale. Quindi, il tema centrale è il riscatto sociale che non abbiamo rappresentato. E adesso, tra quello che dite, diciamo, mi arrivano delle conferme. Mi arrivano delle conferme. E le acciughe al verde sono veramente... Ma infatti stavo pensando quanto... No, è una discussione. Ah, sì? Perché è la parte della nonna. Ok. Ah, 91enne. Forse riguardo l'istruzione mi viene in mente che, oltre a prendere le tasse, io guardo anche la mia. Io guardo a ciò che mi spetterà quest'ultimo anno di giurisprudenza e mi viene in mente sulle pratiche andate. 18 mesi di lavoro a pieno titolo, non retribuito. Io mi immagino un giorno. Un'altra cosa interessantissima. A 23 anni, quando hai finito i tuoi 5 anni di studio, tu devi passare ancora un anno e mezzo a lavorare per niente e mi viene in mente il problema che. Se io ho una famiglia alle spalle, per me quell'anno e mezzo è
niente, cioè come ho fatto 5 anni prima, ma se io già i 5 anni prima mi sono dovuto pagare anche solo magari 1000 euro di tasse all'anno, che solo di poco, cioè sono comunque per 5 anni, anche se fossero solo 1000 euro, sono 5000 euro, quei 18 mesi lì pesano, quindi forse il problema oltre alle tasse è anche l'avviamento al lavoro, che sono il problema. Giusto, perché non c'è. Io dico, questi giorni sto dicendo che il tema del merito sono due settori dove il merito non c'è in Italia, sicuro. Uno è la pubblica amministrazione, poi ne possiamo parlare, che non c'è merito nella pubblica amministrazione. L'altro è il mondo delle professioni, cioè, non solo c'è questa cosa che tu dici, il lavoro sottopagato, eccetera. Ma se tu vuoi fare l'avvocato, ma quello è positivo. Se tu non hai un amico, un parente, un padre che c'ha già lo studio, quando inizi a fare l'avvocato? Ma quando inizi a fare l'avvocato posso iniziare anche subito. Sì, ma pagato, quello, pagato. Pagato. Passano gli anni, se va bene. Ma questo vale per l'avvocato, per il commercialista, per il geometra, per l'architetto, per l'ingegnere. Cioè nel mondo delle professioni, mica prevale il merito, cioè prevale la condizione di partenza. È un altro tema che stiamo cercando di inserire anche nella nostra discussione, secondo me è centrale rispetto al riscatto sociale. Beh, la meritocrazia è un grande problema che c'è anche nel mondo sportivo, banalmente, e nessuno ne parla. Perché comunque sappiamo che in Italia funziona così. Vai lì perché sei figlio di, vai lì perché sei cugino di. Infatti, il classico esempio di Checco Zalone, capo bianco Michele alla pescherina. Esatto. Però, infatti se il tema del merito va affrontato in questi termini, non nella scuola pubblica, nella scuola dell'obbligo, che c'entra il tema del merito? Non so, ma pensate, ma cosa c'entra il tema del merito nella scuola dell'obbligo? Ci sono i voti, ci sono gli esami. Poi capita, uno va meglio, va peggio, viene bocciato, io sono stato bocciato in terza superiore. Quindi, cosa c'entra il merito? Cosa vuol dire? Che quelli che vanno peggio li lasci indietro, fai le classi differenziate, cioè, cosa vuol dire? Invece il tema del merito è il settore che stanno venendo. Ad esempio le borse di studio sono accessibili a studenti che magari hanno una certa votazione o hai una condizione di sé particolare, però tante volte già ad esempio i voti magari non rispecchiano l'impegno o la vita che tu hai, ad esempio tu magari hai una media che è più bassa rispetto ad un'altra persona, ma fai lavoro perché ti devi pagare le tasse da solo, quindi studi, puoi studiare di meno perché lavori 8 ore al giorno piuttosto che hai altre attività. Poi c'è il problema della casa, che la casa oggi insieme al lavoro è l'altro limite che fa la differenza tra uno stato di povertà e uno stato diciamo di vita dignitosa. Mi viene in mente il tema dei fuori sede, che non lo dico in prima persona, ma si guarda tanto la casa. Io prima chiedevo, poi guardi, mi diceva che magari la situazione degli affitti, a Pesaro per esempio la situazione degli affitti è devastante, non si trovano le case, gli affitti costano tantissimo, se tu non hai la carica devi pagare l'affitto, già parti azzoppato per qualsiasi cosa che devi fare. Sono queste secondo me le questioni sulle quali una nuova sinistra, un nuovo centro-sinistra si deve ritrovare, perché tu devi dare opportunità a chi quelle opportunità non le ha, altrimenti non svolgi la tua funzione storica. Noi siamo stati sempre al governo, abbiamo governato con tutti, abbiamo fatto anche delle cose buone, abbiamo salvato l'Italia in passaggi particolari, però poi perché uno ti deve votare in maniera convinta se non rappresenti quel valore? Che dici tu, Marco? Sì, nel senso che pensavo a due episodi secondo me fondamentali. Uno è stato la riduzione dell'IVA sugli assorbenti, l'ha fatto un governo di destra. Quindi già colpisce questa cosa. Comunque l'abbia fatto, però diciamo normalmente si pensa più che faccia un governo sinistra una funzione del genere, invece lo fa un governo di destra. E anche lì si sposta un po' la bilancia, no? Una cosa della destra, cosa della sinistra. Come gatto? Come vedi? Sì. Io mi alzo, mi fallerò un po', ma non fa niente. Cioè, qui si fa la seconda cosa. Cosa. C'è un meter su. Scusa. Non sapevo qua noi, Scusa Marco, ma è cosa è l'altro? Non me l'hai servito, ve l'ho fatto da sola. Ma la mia cosa ti è passata sotto il naso? No, la verità. Vai Marco, scusa, ti ho interrotto. No, la seconda cosa è l'individuazione del leader. Perché quando un partito di sinistra stenza l'occhio a un soggetto come Draghi,
e sicuramente avrà delle competenze enormi, ma diciamo che qua per me è proprio un soggetto che rispecchia la sinistra, diciamo che chi è di sinistra un po' fatica, no? Un po' di confusione. Diciamo che ma se la sinistra rappresenta questo, allora io chi voto? Ma chi devo votare? Poi magari chi ha un'età diversa da questa ragazza qua, la vota in modo nostalgico la sinistra, no? Però insomma si fa gioco fatica. Nostalgia canale. Ma noi ad esempio abbiamo sbagliato a pensare che sulla paura dell'altro tu potevi prendere i voti per te, no? Tra l'altro questa cosa 10 anni che non è così. Avevamo detto non vota, vota il PD perché arrivano i barbari 5 stelle e la gente ha votato 5 stelle. Vota il PD perché arrivano i barbari Salvini, ha votato Salvini. Vota il PD perché se arriva la Meloni, ha votato la Meloni. Cioè, la gente non ha paura di provare. Vota la Meloni perché poi arriva il PD, forse funziona. Però nessuno si candiderebbe sindaco di una città dicendo no, che non votare gli altri perché. Ma dici ai tuoi cittadini qual è il tuo progetto di città. Anzi, se possibile, lo condividi, perché noi questo, no, la costruzione partecipata del programma è una cosa bellissima. Secondo me questi modelli locali tocca proprio a noi un po' esportarli anche sotto il profilo politico, perché se governiamo il 70% dei comuni, no, possiamo anche contaminare la politica nazionale con le buone prassi che a livello locale ti fanno riconoscere. E questa è anche una sfida. Io ci credo molto in questo, ci credo molto. Invece, Marco, ti volevo dire, sul campo sanitario, cioè, ad esempio, altro tema, noi diciamo la sanità pubblica, siamo stati perseguiti come partito della sanità pubblica? Dopo il Covid, che noi siamo stati, no, anche la parte più rigorosa, quella più no seria, tra le altre cose che ho visto, ho fatto anche i condoni sanitari, non so, i condoni fiscali. Cioè, nel mondo sanitario sono stati percepiti almeno come un interlocutore, anche lì, come vedi, dei problemi grossi. Secondo me anche lì c'è stata molta contaminazione. Cioè, onestamente sentire un'idea pura di sinistra anche nel mondo sanitario io non l'avevo sentito, cioè non c'è questa possibilità di una sanità pubblica reale, e c'è molto la spinta del governo di te verso una sanità privata, e questo lo fai praticamente allungando le liste d'attesa. Anche qua il fenomeno delle liste d'attesa è difficilissimo, certo, poi vabbè, Covid sicuramente è stata una delle cose che ha liste d'attesa, non trovi il posto, vai dal privato e paghi se vuoi. Esatto. Quindi magari c'è una piccola differenza tra il pagamento del tutto e il pagamento della lista privata, e quindi non riusciamo a partire a fare dei mesi di attesa quando vado alla struttura privata e 3-4 euro in più, certo. Facevo subito la prescrizione. E così dappertutto, purtroppo, sia dove funziona meglio la sanità che dove funziona più. Sì. E qui come la vedete, la sanità piemontese è migliorata o peggiorata? Diciamo che stanno un momento di più, no? Indipendentemente da chi lo sta vedendo, legato magari anche alle strettezze economiche, che ovviamente sono poco permeato, però diciamo che in generale sulla sanità territoriale stanno investendo dopo il Covid o no? Sì, nell'ottica del PNR si stava cercando di però più sulle strutture, più sulle strutture che sul dipendenti. Diciamo che adesso c'è un grosso problema a livello della sanità, delle professioni, perché non si trovano più i professionisti. I medici mancano, e lì bisogna anche fare un pensiero, perché c'è stato questa agitazione. Secondo voi andrebbe visto il numero chiuso in medicina? Sì. Visto? Allora, io non sono favorevole della liberalizzazione delle facoltà di medicina, perché poi se diventa soli tutti i ragazzi, poi bisogna vedere come la facoltà di medicina riesce ad assorbire la domanda, no? E quindi cioè, è sempre un discorso anche lì di formare quei professori economico, con una struttura. Come. Sicuramente bisogna fare dei calcoli, però, perché tutti sapevano che era un problema che si sarebbe verificato prima o poi, perché se tu formi 10 persone e sai che 100 finiranno in pensione, 90 te ne mancano, questo è logico. E questo non vale solo per i medici, ma anche per i carabinieri, per tutte le professioni sanitarie. Invece l'impatto psicologico del Covid l'ho visto peggiorare in molto la situazione. Moltissimo. Soprattutto nei ragazzi giovani in generale. Nei ragazzi
in quel lavoro c'è stato veramente l'assalto, no, dei ragazzi dai 15, 20, 25, questo è stato un grandissimo atteggiamento, tantissimo legato anche alla, alla questione della chiusura delle scuole. Cioè questa cosa veramente dato moltissimo e ha proprio tolto quella fascia d'età il loro mondo. Proprio il loro mondo. Questa cosa per esempio ci si mi confrontavo con una collega che era in Inghilterra, è venuto qualche tempo fa con il seminario. Per esempio loro hanno avuto meno chiusura. La polenta, scusa, ma la polenta mi sembra ha distratto la comitiva. Ma sui giovani mi siete caduti però. Allora, sta parlando di voi, sta parlando di voi. E quindi per esempio loro hanno avuto un fenomeno diverso dal nostro rispetto alla questione della scuola e alla tenuta che quella fascia d'età aveva rispetto alla, all'aggregazione, alla prossimità, al legame. Non ha tenuto tutta la parte su internet, no? Interessante, ha fatto dei grandi passi da dire, hanno detto tante cose. Però loro li ha precipitati. Grazie. Ma sono aumentate anche le dipendenze, secondo te? Ma i problemi psicologici sono legati alle dipendenze o a prescindere dalle dipendenze? No, secondo me un fenomeno delle dipendenze era in crescita già. Non è un fenomeno che secondo me casomai è stato esasperato. Però c'era già. Così come un malessere diffuso che c'era, per esempio adesso Marco è soprattutto nel campo della psichiatria. Per esempio noi avevamo una delle leggi a proposito di prossimità, di vicinanza, di territorio, abbiamo ancora una delle leggi all'avanguardia che tutti i vicini invitano la legge 180. No? Era una legge fantastica perché... Ci spieghi cos'è, perché magari... Voi ragazzi sapete cos'è la legge 180, sinteticamente ce lo dice questo. Allora, nel 1978 con una battaglia... tutto un movimento che partì da Trieste, forse era un po' aiuta, ma che partì anche da Collegno. A Collegno, diciamo che siamo nel posto giusto. No, da Trieste sicuramente. Qua c'è stato, no, di pensare che il disagio mentale poteva essere curato sul territorio e non per forza isolato, è controllato all'interno di strutture per quale spada abbiamo, non so se qua di là adesso, però abbiamo il parco della chiesa dove c'era dove il manicomio di Collegno. Bellissimo recupero. E là e quindi c'è qualcuno che pensò che questa cosa poteva essere curata sul territorio. Ed è una scommessa che in realtà è riuscita, no? Io ho iniziato a lavorare proprio nel servizio di psichiatria e il tipo di patologia che causava il manicomio del reclutamento, da dopo il manicomio che è stato curato fuori non aveva. No? Però a proposito dei tagli. Buonissimo, ha chiamato la polizia, scusami. La ferita della foto, prego. Buono. Senti, il momento di fare la pubblicità. Buona, adesso cos'è che mi dai che mi interessa molto questa cosa? Il modo è completamente cambiato, i segni sono, non c'erano più, c'era la possibilità di integrare. Però questa cosa che è molto territoriale, sociale, adesso perché parlavo di psichiatria, però si potrebbe parlare di questa cosa per tante patologie, complicata. C'è stata una tendenza a portare tutti in ospedale nell'ultimo decennio, ma poi il Covid ha dimostrato che c'è infatti tutto il problema, c'è stata anche la polemica sulla Lombardia, la Lombardia ha gli ospedali di grande eccellenza, però hanno un po' smantellato la sanità territoriale, c'era Giorgetti una volta, mi ricordo, un meeting di mi aveva detto, ma non va più, la devo assaggiare, la devo mettere sopra? Dove si vuole? Diceva chi va più dal medico di base, no? Che in qualche modo fotografava una tendenza che poi col Covid invece scosa il contrario. Assolutamente. Non vedete investimenti in questa direzione? No. E comunque non siamo stati percepiti come il partito della sanità pubblica. No. Eppure in questa città, proprio con la grande chiusura del manicomio, la deistituzionalizzazione, qui abbiamo imparato che non devi fare più grandi strutture, tra l'altro anche durante il Covid anche le RSA hanno mostrato il loro lato debole. Tieni conto che noi qui abbiamo il manicomio, l'ex manicomio, una RSA molto piccola, fatta in una struttura che aveva una forte resistenza
Sì, ma l'hai fatta vedere. Una forte resistenza, perché qui le strutture erano piccole e già dovevano limitare le epidemie che c'erano un tempo, e quindi qui per esempio non abbiamo avuto nessun morto nell'RSA, però un'RSA vivibile di 60 persone, se tu fai RSA gigantesche di 240 persone con un modello, no, di sfruttamento e poca attenzione, crei quella istituzionalizzazione che qui proprio col superamento del manicomio abbiamo, sì, attuato. A proposito di sfruttamento, quello è il nostro modello. A proposito di sfruttamento, passo dalla sanità e torno al lavoro. Oggi è stata bocciata una mozione che avevamo presentato sul salario minimo. Sui vostri coetanei, prima qualcuno sollecitato, no? Lavorano gratis, fanno. C'è una battaglia sul salario minimo. Potrebbe riavvicinare, che io ho rilanciato oggi, dico che dobbiamo fare una raccolta prima di per una legge popolare, potrebbe riavvicinare. Cioè, come dire, far sentire più rappresentati quelli che oggi sono sottopagati, quello che fa il rider, quello che fa il cameriere, quello che fa il lavoro precario. Poi è evidente che anche qui è più complesso il mondo, perché i lavori, diciamo, sul contratto nazionale sono già tutelati, stiamo parlando di salario minimo per tutti quei lavoretti, chiamati lavoretti, che non sono nel contratto nazionale. Io penso ad esempio che questa potrebbe essere una bella battaglia da fare, che ci fa riprendere in qualche modo il tema della dignità del lavoro. Cosa ne pensate su questo? Dipende da come viene spiegato. Dipende da come viene spiegato. Deve essere una roba chiara e facilmente intuibile a tutti. Sicuramente, cioè, a livello sociale è una lotta, ed è una battaglia sicuramente giusta, nel senso che il salario minimo deve essere garantito a chi appunto non può permettersi certe cose, chi ha un... a una soglia che appunto non può superare, però coordinato alla battaglia vera e propria, coordinato ai fatti, deve esserci anche la comunicazione di ciò che si fa e di ciò che si deve arrivare per appunto acquisire consenso e per far sapere al rider o al cameriere che quella lotta la sta facendo quel partito per lui. Scusate, mi arriva adesso qualche minuto. Adesso sono domande. Esatto, e mi scuso con Elena, che innanzitutto si complimenta per la tavolata e insomma ringrazia per averla radunata, insomma averla aiutata, ed era proprio questo il suo tema su cui ci chiedeva di soffermarci e l'abbiamo anticipata, e speriamo anche di aver insomma, soddisfatto le sue richieste, perché sono: reddito di base come fanno in Spagna e Finlandia, è un sussidio universale a tempo riconosciuto a tutti i cittadini indipendentemente da quello che fanno e da quanto guadagnano, potrebbe aiutare i giovani a buttarsi nell'aprire nuove attività. Diciamo che c'è un po' anche, non soltanto la sussidiarietà per quanto riguarda le prime necessità tipo casa, questa roba qua, ma forse un'altra cosa che, quando, non so, io sono in mezzo ai giovani sempre. Scusate, mi intrometto un attimo, stavate raccontando questa cosa, però una delle grandi paure è proprio questa, no? Cioè l'assenza, diciamo così, di prospettiva o di futuro, cioè nel senso che anche se io studio, anche se io faccio, poi non ho i mezzi o gli strumenti per, dalla startup all'iniziativa alla cosa, no? Questa roba qua. Io penso sempre, quando si dice facciamo delle politiche per i giovani, occupiamoci dei giovani, noi abbiamo sempre, posso dire una cosa che dice, che è un po' la verità in tasca, sapendo che cosa a loro serve. In realtà secondo me è proprio esattamente il contrario, cioè questa roba qua forse è la cosa che è emersa di più, no? Non siamo tanto stati ad ascoltarli, no? Non abbiamo ben capito quello che realmente a loro serve, no? Allora, sì, la casa, però io posso avere un piccolo sogno da poter sviluppare, che risorse ho? Ma Matteo, tu sei uno che fa questa campagna qua della velocizzazione, cioè per accedere, per fare qualsiasi cosa è macchinosissimo. Ad esempio, Gabriele, perché voglio trovargli qualcosa che lo faccio tenere via con tempo. No, ad esempio, io penso ad una sinistra veloce, cioè io penso che uno dei problemi che noi abbiamo, che appariamo come quelli che difendono la burocrazia. La burocrazia è una cosa seria, perché la burocrazia sono le regole che ti dai, no? Che devono volere con tutti. Però è evidente che oggi abbiamo un meccanismo a pesca,
il sindaco che sappiamo. Questa idea di una sinistra che combatte per semplificare le procedure della vita a chi vuol fare impresa, a chi vuole mettere, sviluppare un progetto, un sindaco che vuol fare una cosa, può essere anche un cambio culturale che può essere percepito come appunto l'idea di una sinistra maggiormente moderna, che sta negli ingranaggi del lavoro, negli ingranaggi di chi ci prova, no? Sicuramente sì, c'è una burocrazia per, anche solo per gli appalti, di andare a fare un'azienda che ti chiedono di firmare cose che molto spesso capita magari dove aziende in cui sono successe tragedie, quindi chiaramente lì si va a tutelare, però ci sono delle manovre burocratiche che sono totalmente insensate. Tu lo vedi anche nel lavoro che sì, fai, no? È follia lo stato puro. Finché si tratta di sicurezza è un conto, lì non è burocrazia, lì è logica proprio, è pura razionalità, ma su altri discorsi è veramente follia lo stato puro. Anche tu sei depuratore, mi dicevi, no? Sì. Cioè l'iter anche per la autorizzazione dei depuratori? Quello no, quello molto meno, perché quello è più un discorso, essendo un privato, è un discorso commerciale, lì se ne occupano proprio gli ingegneri rispetto al rapporto col cliente. Però anche solo andare a lavorare in altre aziende con il discorso degli appalti è molto complicato, proprio per troppa burocrazia, troppo. Ma per assurdo la burocrazia, secondo me, c'è persino nel mondo dei giovani. Burocrazia proprio spiccia, nel senso io trovo assurdo che anche solo per l'iscrizione, l'immatricolazione a un cotonino c'è da sparire. Io ci ho impiegato un giorno, io sono c'è messo poco. No, però un giorno, eravamo in tre però a farlo. Allora ci sta. Per cui in tre ne fai uno, però io trovo veramente surreale come cosa. Cioè, nonostante la digitalizzazione, comunque le procedure ancora sono assurde. Sì. Allora correggimi se sbaglio, anzi forse è peggio la digitalizzazione, è decisamente peggio, perché una volta probabilmente facevi la coda allo sportello di Palazzo Nuovo e in un giorno sapevi, boh, mi faccio 10 ore di coda, mi porto la tenda al fornellino, faccio il pre-campeggio perché tanto sei settembre, quindi ti rivivi l'estate, no, però in un giorno finivi, adesso è veramente assurdità. Poi arrivi allo sportello e non ti rispondi. Esatto. Cioè, sì. Però la cosa che mi può fare quello che racconti, che condivido molto, è che noi comunque abbiamo cominciato a costruire una società digitale, no? Un'economia digitale. Quindi abbiamo stiamo facendo tante cose in maniera digitale. Ma digitale posso chiedere dove? Ok, ma infatti vedi, arrivo. Perché dove no? Quindi secondo te invece il problema è che non siamo ancora un'economia digitale, o una società digitale? No. Basta pensare alla sanità, che mi servono davvero 800 fogli e loro e dottori stessi devono, i medici devono cercare e devi firmare, devi stare. Tipo che ne so, sarebbe un sogno, ma che ne so, Israele, lì è tutto digitalizzato, poi ovviamente sono un esempio estremo da prendere a confronto al nostro Stato ovviamente. Però lì vedo che la digitalizzazione funziona non così. La nostra è una digitalizzazione che sposta il problema, non è il risolto. È vero, sicuramente. Ma è già solo anche la cosa. Cioè, sposta il problema dalla carta al digitale, non dovrebbe mai arrivare lo stesso. Ma anche solo banalmente il POS, l'utilizzo del POS. Ecco, cosa ne pensate di questa cosa che hanno messo nella legge di bilancio? Cioè, hanno aumentato sì, 60 sì. euro e l'obbligo per il POS, cioè morale. Con questa legge di bilancio, se tu vai a pagare dal primo gennaio, se vai a pagare la pizza, immagino che ancora con 20 euro si possa mangiare una pizza, vai a mangiare pizza e birra, vai a mangiare una pizza, con 20 euro vai a pagare col banco della carta di credito, il pizzaiolo, il ristoratore, il fornitore, no. Io sono contantissimo. Sì. Io non ho mai contanti. Cioè, non io parlo sempre con... oltre ad essere un messaggio chiaro agli evasori, ma non è, anche un passo indietro in termini di modernità e di libertà. Sì, io non prelevo da 6 mesi. Perché non hai niente da prelevare? Quando ho da prelevare non vado comunque a prelevare. Però cioè, sei abituato a me a pagare con la carta. Oh, paghi anche con il telefono. Pagarsi, sì, io vivo con Apple Pay o Samsung Pay, quello che è con soddisfazione. Cioè, non vi sembra che voi siete giovani un passo indietro anche in termini di modernità? Ormai il telefono... No? Non si sono piantato le carte. Io non riesco a capire, veramente hanno dato dei messaggi su questo, 5.000 euro di contanti. Sì. A chi va in giro con 5.000 euro di contanti? Una persona onesta si va con 5.000 euro di contanti. Questa cosa qui si sa bene. 5.000 euro di contanti, che problema?
portafoglio un portafoglio talmente raro. I gettoni per il biliare. Allora ragazzi, che ora abbiamo fatto? Abbiamo fatto le 10 e le 9:45. Già stato un po' di caponetto, continuiamo a discutere, però per renderla, anche perché mangiamo i formaggi, continuiamo a discutere con Gabriele, l'altro Gabriele deve andare via, quindi non voglio guastare la tavola, non andare a fiore. Allora, una parola dalla quale secondo voi dovremmo ripartire, cioè il nuovo PD e la nuova sinistra dovrebbero ripartire. Una parola, chi inizia? Inizi tu? Chi inizia, vai! No, sono 20 giorni che ci penso, ce l'avevo, non mi ricordo. Dovevo essere preparata, datemi il tempo. Ma io dico, visto che comunque è un tema che mi sta a cuore, inclusività, che vuol dire davvero tante cose, io dico inclusività. Una società più inclusiva. Esatto. Meno divisiva. Ah, ce l'ho. Vai. Partecipazione. Partecipazione. Lo spiegava? No. Partecipazione è abbastanza comprensibile, dai. Fa la professoressa, vedi? Spiega, dai. La partecipazione non è soltanto ti racconto quello che faccio, ma che ti coinvolgo in quello che faccio. Allora vorrei fare uno spottone per il nostro comune, ma noi abbiamo un sacco di patti di collaborazione attivi. Loro sono, ne hanno N attivi. Che cosa vuol dire? Che io non solo ti racconto quello che faccio e ti chiedo magari anche se ti piace. Ti rendo partecipe di quello che faccio, ti prospetto una cosa e ti dico questa roba qua è di tutti e quindi fanne parte per davvero, partecipa attivamente alla vita della tua città, ma in fondo anche del tuo paese, esserci qua in fondo è un esempio di partecipazione. E la partecipazione non è sollecitata, la partecipazione attiva va sollecitata. Sì, secondo me, ed è la ragione attraverso la quale secondo me recuperiamo quel gap che si crea. Io nel frattempo inclusività, partecipazione. Io dico comunicazione. Comunicazione. Perché sicuramente le lotte, gli obiettivi del partito, gli obiettivi sociali, per esempio, sono sacrosante, non vanno prese sotto gamba, però se tu lotti per una causa devi anche mostrarlo al popolo, mostrarlo a tutti, anche soprattutto alle persone per cui lotti, e quindi così loro appunto possono... Infatti io penso, sono molto d'accordo, qualcuno nelle discussioni che facciamo parla della politica e della comunicazione come se fossero due cose diverse. La comunicazione è una parte essenziale della politica, e se tu non riesci a comunicare le tue idee non fai politica, quindi è una banalità che però insomma va a sottolineare. Gabriele, un concetto che... Gabriele ora assomiglia a Cavani, adesso chi è un appassionato di calcio, di volta che lo guardo mi sembra di guardare Cavani. Io avrei voluto, qui sono tutti del Torino, io sono tra i pochi della Juve, però come sono arrivato mi hanno fischiato, però Cavani l'avrei voluto dalla Juve, perché se non che mi vedo, che ti guardo e mi viene in mente Cavani, vai. Allora, è più un concetto, il discorso del cambio generazionale, che può essere un'ovvietà, ma nel passato era una cosa data per scontata, che ci fosse, e oggi non lo è. E adesso non so se è una manovra o una legge, hanno provato una cosa che se uno non va in pensione, ma rimane, era quello che parlavamo la pizzata, che se uno rinuncia all'andare subito in pensione, se è arrivato a quota, gli danno più stipendio, e quindi vuol dire che tu automaticamente non crei un posto di lavoro. Ah, sì, mi ricordo. E secondo me il problema grosso è che non c'è cambio generazionale. E questa è una cosa che penso che a livello storico non si sia mai vista. A nessun livello. Mai. Sì, d'accordo. Non puoi dire bicicletta. Io dico educazione. Perché una volta, tu lo sai, la sinistra aveva anche questo grande compito maieutico di spiegare il perché delle cose. Ecco, noi rischiamo anche di perdere perché un linguaggio più semplice, magari di destra, non spiega il retroscena. Quindi noi puntiamo sull'educazione, sia quella scolastica, ma quella anche divulgativa, quella che spiega le ragioni complessive, secondo me possiamo dare più chance alla sinistra, perché la sinistra non arriva subito. Guarda le cose attraverso un'analisi, no? È un percorso, è un processo, quindi sei un po' più sfavorito nel dirlo. Con l'educazione riesci magari a spiegare perché alcune nostre scelte, che magari non vengono comprese subito, però hanno
no, una sostenibilità più ampia, proprio la questione ambientale piuttosto che il lavoro, il puntare sul, si diceva, no, non sindacato, invece guardate là, no, gli organismi intermedi hanno fatto tanta cultura. Educazione. Vai. Io direi accessibilità, intesa in 360 gradi, accessibilità nel senso di facilità d'accesso alle informazioni che riguardano la propaganda politica del partito, e accessibilità intesa come lotta del partito, quindi proprio lottare nel vero senso con azioni concrete all'accessibilità, come parlavamo prima, all'università, a una formazione, un avviamento al lavoro, che sia la sanità, in tempi diciamo, recenti, e quindi un'accessibilità proprio un tot. Diciamo accessibilità opportunità, diciamo, diventare il partito delle opportunità per chi non ne ha. Sì. Ok, Matteo. Per me, io direi immigrazione, intesa tutto per tutto, sia da chi arriva da altri paesi, che detta brutalmente, conviene a tutti, perché sappiamo tutti che gli amministratori, più ci sono cittadini, più guadagnano. Quindi, brutalmente, per chi la pensa diversamente sull'immigrazione, sappia che ci perde anche lui. È anche un motivo, come diceva Valeria, di inclusività, più persone ci sono, più diversità, hai una biodiversità che ti permette una vita migliore per certi punti di vista. Mescolanza. Sì. E anche poi per quanto riguarda gli studenti fuori sede, perché tutti siamo migrati. Tu ad esempio, Matteo, sei migrato da Pesaro e sei venuto qua per fare questa cena. Ma uno studente fuori sede, un lavoratore che deve prendere il treno tutti i giorni per andare a lavorare. Quelli che se ne vanno proprio da Italia. Tutti i giorni, come dicevo, in fuga. È una cosa positiva nella società, sì. Non è una cosa negativa. Va anche spiegata bene. Okay. Marco. Io direi minor personalismo, cioè nel senso che credo che l'idea politica deve essere un'idea di fondo, non importa tanto chi la dice, invece mi sembra che siamo più legati al soggetto che la dice rispetto al valore dell'idea stessa. Quindi ecco, direi che una sinistra me la vedrei come minor legata alla persona, ma più al valore proprio. Più comunità e meno personalismo. Sì, 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 comunità. Ok. Io dico pura, però nel senso proprio un po' ampio, nel senso non è la prima volta che fuori quella, sempre dalle donne, non è un caso, sciocolino. Non tanto, io mi occupo per mestiere di questo, però di quello che le persone fa star bene, per cui di come pensi le città, perché dipende da come le progetti, come le pensi, questo fa star bene, no? Come pensi regoli il mercato del lavoro, il lavoro, perché questo fa la differenza, la scuola. Che importanza è la scuola, a proposito di inclusività ci passano tutti, soprattutto nella scuola dell'obbligo. Se la guardi con un certo occhio puoi fare la differenza, educazione, no? Far nascere idee, far fare esperienze da bambini che magari non le farebbero mai, e questo secondo me fa la differenza. Benissimo. Anche stasera delle cose bellissime, un gruppo eccezionale, adesso noi continueremo a chiacchierare, cercheremo di tirar fuori qualcosa di positivo anche Gabriele, che ha fatto il pessimista del gruppo, molto bravi tutti. E ecco, questa è la buona politica. Questa è la buona politica, la partecipazione movimento, cioè provare a davvero discutere, vogliamo fare cose in maniera molto libera, molto tranquilla. Insomma, spero che stiamo dando un contributo al cambiamento della politica. Un po' alla volta ci stanno guardando, è uscito un bel articolo. Insomma, al di là diciamo, del mio percorso che come ha detto Marco, è secondario rispetto al resto. Io penso che la nuova comunità che vogliamo rappresentare deve provare a sperimentare queste formule nuove, se vuole cambiare davvero. Altrimenti continuiamo a pensare a un modello vecchio di fare politica che non è più purtroppo realistico. Grazie a chi ci ha seguito, grazie a Collegno, grazie a Marco e Emanuele che ci hanno ospitato. Alla prossima, saremo in pari lunedì prossimo a Gualdo Tadino in Umbria. Grazie ancora e buona serata, noi continuiamo a mangiare cosa eccezionale, chiacchierare tra di noi. Ciao a tutti. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Comunque ragazzi, la polenta è una roba.